Ciao a tutti gli amici di NerdalpItalia. Oggi siamo qui insieme per la recensione completa del seminuovo, fra virgolette, Meizu MX4. Ci scusiamo ancora per il ritardo, ma abbiamo avuto problemi con la spedizione. E non facciamo l'unboxing perché abbiamo già realizzato un video apposito. In ogni caso abbiamo solamente il cavo dati e l'alimentatore. Le cuffie sono, non ci sono nella confezione. E allora iniziamo subito con la nostra recensione parlando appunto di design e contenuto della scatola. Allora, il design veramente non c'è nulla da dire perché è veramente un telefono realizzato in modo superbo. Non c'è nessun altro China Phone realizzato in questo modo. Infatti, casa Meizu si contraddistingue appunto per la sua qualità costruttiva e appunto poi anche la Flame OS, che è la personalizzazione di Meizu per questo terminale. Allora, parte posteriore in policarbonato semilucido che sembra alluminio, ma in realtà non lo è molto molto buono. Invece tutti i bordi sono contornati da un telaio in alluminio, quindi questo qua ai lati è vero alluminio. È veramente una sensazione molto molto buona, anche se può risultare un pochino scivoloso durante l'uso quotidiano. E parliamo ora di dimensioni, appunto, le dimensioni sono di 144 mm in altezza per 75,2 in larghezza per 8,9 mm di spessore. È un attimino cicciottello, ma nulla di che. Peso 147 grammi, quindi anche abbastanza un pochino più pesante della media, anche se però il display da 5,36 pollici è un attimino, diciamo, più grande rispetto alla media, che comunque è di 5 pollici. E per quanto riguarda invece appunto il design, è un design dalle linee molto molto pulite, con questo tasto home centrale che rimane come nel Meizu MX3 anche LED di notifica RGB, veramente molto 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 bello. Design che magari ricorda un attimino iPhone 6, ma per me non è così, anche perché poi il retro è chiaramente diverso dall'iPhone 6. Sotto troviamo invece l'altoparlante, veramente molto molto potente, micro USB, microfono in cavo per l'unghia. Sopra troviamo il tasto di accensione, spegnimento, sblocco, sblocco, e jack per le cuffie da 3,5, secondo microfono per la soppressione dei frusci. Sulla parte destra pulito, sulla parte sinistra abbiamo solamente il bilanciere del volume. E come potete vedere abbiamo lungo tutta la linea del telaio, del bordo, queste specie di lineette che sono appunto i divisori fra i due pezzi di metallo che compongono poi la scocca per intero. E ora apriamo il device e sotto troviamo una capiente batteria da 3100 mAh. Non rimovibile, anche se svitando queste viti presumo che si possa rimuovere. Qua c'è lo slot per la micro SIM, non troviamo appunto lo slot per la micro SD fino a, cioè non troviamo lo slot per la micro SD, anche se poi ci sono le versioni da 16, 32 e 64 GB di questo modello. Questo qui è il modello da 32 GB, che costa al momento circa 380-390 euro, e disponibile in colorazione bianca e in colorazione nera. Procediamo quindi con l'accensione. Quindi, per concludere appunto questo capitolo, il design è veramente superbo, mi piace moltissimo, le sensazioni sono veramente molto molto positive. Direi per design e contenuto della scatola, che è un pochino scarno, darei voto 8 per il design e voto 6 per il contenuto della scatola, che comunque è molto molto essenziale. Come vedete si accende comunque in poco tempo. Ricordiamo che all'interno abbiamo un processore MediaTek, il nuovissimo MT6595 Octa-Core, con 4 core Cortex A17 fino a 2,2 GHz e con 4 core Cortex A7 fino a 1,7 GHz. Troviamo anche la connettività 4G e abbiamo un fantastico display da 5,36 pollici in risoluzione Full HD. Diciamo anche più che Full HD, perché è 1920x1152 pixel, veramente una densità di pixel molto molto elevata. Infatti, anche se avvicino tanto il display alla videocamera, non si vedranno i pixel. Veramente un terminale che ha uno schermo davvero strepitoso, come da tradizione Meizu, perché anche nel Meizu MX3 lo schermo era veramente fantastico.
Quindi schermo da 5,36 pollici, risoluzione Full HD, tasto Home, quindi touch, quindi come vi ho detto RGB, fotocamera frontale da 2 megapixel, capsula auricolare, nel posteriore troviamo la fotocamera Sony da 20,7 megapixel con doppio flash LED, uno caldo e uno più, uno più freddo. Interfaccia personalizzata da Meizu, la classica FlyMOS che ormai è giunta alla versione 4.0 basata su Android 4.4.4 KitKat, è veramente molto fluida, ma di questo capitolo parleremo più tardi. Ora vediamo un attimino qualche immagine per quanto riguarda il display, che è veramente un'unità veramente grandiosa. Questo qui è uno dei terminali con lo schermo migliore che abbia mai provato e non sto scherzando. Scusate, spara un attimino in questo modo. Vediamo se riesco a regolare un attimino la luminosità. Ok, così è più o meno a metà. Il bianco molto buono, anche se un attimino tendente al grigio, ma veramente molto molto poco. Il nero è veramente assoluto, sembra che non sia neanche un IPS, ma in realtà è un IPS. Giallo, magenta, ciano e ovviamente abbiamo finito. È un particolare gesto, appunto, per tornare indietro si fa uno swipe dal basso vicino al tasto home verso l'alto. Poi vediamo un attimino anche multitouch che supporta fino a 10 tocchi. Non si vede ora 10, sono 10. 10 tocchi. Poi vediamo anche qualche foto reale, appunto. Abbassiamo un attimino. Ok, così più o meno al 50%, grigio, appunto verde, veramente i colori sono veramente molto molto buoni. Notare anche questa immagine che è veramente molto molto bella, mi soffermo sempre su tutti i device per farla appunto mostrare ed è veramente molto molto bella. Vi vorrei far notare anche quanto i bordi di questo Meizu siano sottili. Questo indica anche una qualità costruttiva veramente molto elevata. Complimenti a Meizu per questa innovazione. E quindi ovviamente chiudiamo il capitolo display che, come avete capito, è veramente il punto di forza di questo device, veramente uno schermo assolutamente di primo ordine. Ora parliamo del capitolo audio e multimedialità. Allora, facciamo partire una canzone di Sia, la nostra classica canzone. Aumentiamo il volume al massimo. Veramente un audio molto molto potente, anche i bassi si sentono e quindi l'audio è assolutamente di primo ordine, niente da dire sull'audio per quanto riguarda questo mezzo. Parlando di multimedialità, la fotocamera ovviamente non delude, è la stessa fotocamera montata sul Sony Xperia Z3 e veramente le immagini sono una cosa anche qui molto molto riuscita. Scusate, ora andiamo a pescare qualche immagine, diciamo così, un pochino più recente. Questa qui è un'immagine scattata con buone condizioni di luce, veramente molto molto buona. Questo è un video fatto poco, poco fa, ve lo posterò su YouTube. Questa è una foto fatta poco fa a cielo aperto. Guardate anche i dettagli di questa antenna, veramente molto molto buona la fotocamera. Anche la fotocamera frontale realizza scatti di qualità. Anche qui vedete comunque le sfumature della plastica sulla tastiera. Allora, scusate, cancelliamo un attimino le notifiche. Quindi, audio multimedialità per me la valutazione è ovviamente positiva. Io darei un voto, diciamo, 8 perché comunque il tutto funziona senza nessun problema. E prestazioni? Beh, prestazioni sono garantite ovviamente dal nostro processore MediaTek MT6595 e vorrei sottolinearvi come
Anche MediaTek sa fare sul lavoro, sa realizzare processori di qualità e a discapito appunto di quello che si dice di solito in cui i processori MediaTek sono considerati di serie B. Comunque, oltre al punteggio aggiunto che è veramente molto molto alto, le prestazioni si sentono e soprattutto l'ottimizzazione di questo device è veramente di primo ordine. Veramente molto molto buono le prestazioni di questo device. E quindi vorrei aprire anche appunto una parentesi sul fatto che Android in questo caso è stato ottimizzato veramente molto molto bene e si può notare come anche con un processore MediaTek questo device veramente viaggi senza nessun tipo di problema. L'interfaccia è veramente molto molto fluida, non ci sono impuntamenti di nessun tipo. Ora facciamo la prova della navigazione internet che comunque è veramente molto molto buona. Infatti questa qui è la scheda tecnica del nostro Meizu. Allora, andiamo appunto sul nostro sito che è www.aiutonerd.com. Lo apriamo in visualizzazione desktop. Non penso abbia recepito il comando. Come potete vedere, è veramente fluidissimo il browser. Ok, lo sta aprendo. Ok, ha finito di caricare. Vedete la fluidità di questo browser. Veramente un altro punto di forza di questo device. Il browser non ha nessun tipo di impuntamento, sembra di navigare con un iPhone, perché comunque iPhone è sempre quello che ha avuto il primato nella navigazione internet, ma potete vedere che non ci sono impuntamenti. Faccio un pinch to zoom e non ho nessun tipo di impuntamento. Anche il pane è veramente molto molto veloce, anche il doppio tap è veramente molto molto ottimizzato questo browser. Meizu ha fatto veramente un ottimo lavoro con questo device. Il browser io darei voto 9 perché sono veramente molto molto soddisfatto. Andiamo ora anche sul corrieredellasera.it, che è un sito molto molto pesante, sempre aperto in visualizzazione desktop. Per farvi vedere come questo Meizu abbia veramente una qualità, una ottimizzazione di tutta l'interfaccia, di tutto ciò che è l'ecosistema della FlyMOS veramente molto molto prestante, molto molto accurata. Anche il pinch to zoom in questo caso non ha nessun tipo di problema, magari un attimino un peletto veramente un pochino più lento rispetto ad Aiuto Nerd, ma è ovvio perché qua ci sono più contenuti da renderizzare. Comunque, come potete vedere, la fluidità è veramente molto molto buona, non ci sono impuntamenti assolutamente evidenti. Il pinch to zoom è veramente molto molto buono. Apriamo anche un articolo, per esempio. Qui c'era un video, qua si è aperta una pubblicità, probabilmente. Le pubblicità continuano ad aprirsi, ma vabbè. Come potete vedere, la fluidità è veramente buona, anche aprendo appunto un video. Queste qua sono tutte le pubblicità che si aprono, mi scuso. Ok, usciamo dal browser, navigazione internet, come ho detto, voto 9, sono veramente soddisfatto di questo terminale che ha veramente un'ottimizzazione del browser assolutamente di primo ordine e non chiederei altro, veramente un browser molto molto ottimizzato, anche più di Samsung, di iPhone, di tutti quei telefoni che sono ovviamente più blasonati. Ora vi sto facendo vedere un attimino l'interfaccia con cui possiamo andare a modificare il pannello iniziale della home. Queste qua sono tutte appunto gli widget che abbiamo a disposizione. Qui si possono appunto creare dei memo, la musica, i nostri widget personali. Qui magari possiamo anche mettere per esempio la ricerca Google che magari mi era sparita. Ok, allora ora andiamo a vedere un attimino il prossimo capitolo che è il capitolo gaming. Proviamo subito Real Racing, come potete vedere non sto chiudendo nessun tipo di app e
Abbiamo 2 GB di RAM presenti in questo device, ovviamente, come ho detto, processore octa-core di MediaTek. E abbiamo anche 32 GB di memoria interna, questo sempre l'ho detto, e ora attendiamo appunto il caricamento. Non ci mette affatto molto tempo, infatti sentite già la musichetta. Ora partiamo. Come potete vedere anche gli specchietti sono stati attivati, quindi il programma ha rilevato un processore sufficientemente potente per gestire appunto la grafica di questo gioco che è ovviamente abbastanza pesante. Ora facciamo un gameplay veramente molto molto rapido e come potete vedere non ci sono impuntamenti, cioè il gioco veramente viaggia veramente molto molto fluido. Anche gli specchietti sono veramente molto molto realistici. Ora usciamo dal gioco, quindi anche per quanto riguarda l'ambito gaming io darei voto 9 anche qua perché non ci sono problemi né con Real Racing né con Asphalt 8 né con altri tipi di giochi anche più pesanti. Bene, ora parliamo di capitolo batteria da 3100 mAh, beh. Questo è uno di quei capitoli che diciamo è un po' una nota negativa, nel senso che la batteria è veramente molto molto capiente, ma l'uso diciamo che ne faccio è veramente stress come tutti gli altri terminali, ma complice il processore nuovo MediaTek MT6595 e magari la poca ottimizzazione sotto questo ambito, la batteria dura come una batteria normale, anche se in realtà, quindi dalle 7 di mattina fino alle 8, 8 e mezza di sera, anche se in realtà a parer mio potrebbe fare qualcosina in più. Ovviamente, come tutti i processori, cioè tutte le ROM basate su processori MediaTek, abbiamo sempre la nostra impostazione classica del Balance Mode, Power Saving Mode oppure Performance Mode. In ogni caso io il telefono, quindi la ROM installata, la FlyMOS, di cui dopo parleremo più in dettaglio, ogni volta che andiamo nei giochi oppure che praticamente sforziamo molto il terminale, passa automaticamente in performance mode, quindi sblocca il processore che comunque in balance mode è cloccato in modo inferiore. Quindi capitolo batteria diciamo è 7 perché è una batteria comunissima, diciamo che non fa miracoli, ma non è neanche una batteria terribile. Sto solo dicendo che secondo me potrebbe fare qualcosa in più. Ora finalmente parliamo dell'interfaccia di questo Meizu MX4, che diciamo è anche qua uno dei cavalli portanti di questo device. La FlyMOS, ormai come vi ho detto siamo arrivati alla versione 4.0.2 della FlyMOS basata su Android KitKat 4.4.2, anche se io non ho l'ultima versione perché mi è stato proposto appena ieri un aggiornamento, infatti se andiamo qui e andiamo in... no, questo qui non è l'aggiornamento, dovrebbe essere allora... Scusate ma non mi ricordo dove è il programmino per gli aggiornamenti, aggiornamento di sistema, e infatti ora qua mi troverà una versione. Infatti, come vi ho detto, c'è la 4.0.3 che sarà basata su Android 4.4.4 KitKat. Scusate se non ho potuto fare l'aggiornamento, ma appunto mi è stato proposto solamente una mezz'oretta fa e non avevo tempo di farlo prima della recensione. Comunque, la ROM è. Il suo nome è FlyMOS, appunto, è una ROM diciamo simile ma non uguale alla MIUI, le icone sono diverse ovviamente, l'interfaccia fondamentalmente la filosofia è la stessa, hanno tolto il drawer e hanno lasciato tutte le applicazioni sulle schermate iniziali che si possono aggiungere oppure togliere premendo su una parte libera del display, appunto aggiungendo una pagina, trascinando un'icona nella pagina successiva accanto, quindi fate così, spostate le icone, eccetera, eccetera.
E poi per quanto riguarda anche i widget, sono qui, sono i soliti widget di sistema, quindi quello di Google e quelli che avete installato, quindi se avete installato WhatsApp, tipo quello di WhatsApp, del Play Store, eccetera, eccetera. L'interfaccia è veramente molto molto fluida, non ha alcun tipo di problema veramente, e è una delle interfacce più fluide che abbia mai visto. Veramente un'ottima ottima cosa. E poi per quanto riguarda le gesture che sono implementate in questo terminale, abbiamo una pagina apposta in cui possiamo appunto vedere appunto le opzioni che Meizu ha dedicato per noi. Abbiamo questo Intelligent Hide Smart Bar che praticamente quando entriamo in un certo tipo di applicazioni, la barra sopra se ne va e anche quella sotto. E poi abbiamo anche chiudi chiamata dal tasto di spegnimento e poi abbiamo Home LED che praticamente è il LED di notifica RGB di cui vi parlavo prima. Oltre ad essere un LED di notifica, praticamente è visibile anche al buio perché è fosforescente. E poi c'è Quick Wake Up che non è nient'altro che una gesture molto molto interessante per sbloccare il telefono direttamente da schermo spento. Fate uno swipe verso l'alto e il telefono si spegne. Se avete però il telefono coperto nella parte superiore, il telefono non si sbloccherà. E poi per bloccarlo potete tenere premuto il tasto Home. La schermata di blocco o sblocco non ha niente di particolare, verso destra aprite la fotocamera, verso sinistra potete scegliere di aprire una di queste applicazioni che sceglierete voi, appunto. Poi per quanto riguarda il multitasking, si apre in questo modo, con uno swipe da destra o sinistra verso l'altro. Questo è multitasking. Per chiudere un'applicazione la trascinate verso l'alto, altrimenti per nascondere il multitasking fate uno swipe verso il basso. Swipe dal basso verso l'alto per tornare indietro. Questo qui ovviamente è il tasto home, stile diciamo un pochino iPhone, anche se in realtà poi la filosofia è diversa. E poi per quanto riguarda la personalizzazione del launcher, quindi questo qui della FlyMOS, abbiamo ovviamente i temi, quindi che troviamo già una praticamente App Store apposito, FlyMOS It, Icon, abbiamo DEM, quindi sono i temi, in cui appunto possiamo navigare in questo store e scegliere appunto i temi che più ci piacciono, alcuni a pagamento, altri no. Ovviamente all'avvio bisogna creare un account FlyMOS, qua abbiamo la connettività 4G come potete vedere che viaggia veramente molto molto bene, il wifi ovviamente, Bluetooth 4.0 Low Energy, l'altoparlante qualche impostazione in più per quanto riguarda anche l'ottimizzazione dei bus eccetera, la luminosità del display, ovviamente abbiamo anche il Miracast. La batteria, come vi ho detto, il blocco schermo, niente di che, le solite impostazioni di classic di ogni Android, la geolocalizzazione e ovviamente qua abbiamo anche la lingua che comunque è in italiano. Parliamo un attimino anche di digitazione, quindi creiamo un nuovo messaggio. La tastiera è personalizzata da Flyme, cioè da Meizu, abbiamo anche diversi tipi di tastiere, quindi abbiamo anche quella orientale, abbiamo anche un'altra disposizione di tasti. Comunque, come vedete, non ci sono problemi, non c'è il correttore automatico, anche se comunque io non ne ho sentito l'esigenza, anche perché non lo uso normalmente. Qui avete le impostazioni, potete scegliere la lingua della tastiera, ma anche l'input che volete dare. Per esempio, se io scrivo qua, abbiamo una disposizione di tastiera default, oppure quella AzerTai, oppure quella QWERTY però orientale. Ok, abbiamo anche un'applicazione preinstallata che si chiama Painter, che non è nient'altro che un semplice paint, diciamo, ottimizzato per il touch. E nient'altro, le applicazioni preinstallate non sono poi così tante. Abbiamo per esempio un'applicazione per la sicurezza, Security. E possiamo appunto scannerizzare il telefono, eliminare file inutili, eccetera, eccetera, niente di che. E quindi la FlyMOS è veramente un'interfaccia studiata in ogni particolare, perché
qualsiasi appunto aspetto della FlyMOS è personalizzato, anche la barra delle icone con tutti questi toggle rapidi in prima funzione, ma anche se clicchiamo questo tasto ci vengono mostrati tutti i toggle. Abbiamo anche flashlight, che non è altro che la pila, e come potete vedere dal di dietro, flash veramente molto molto potente. E io direi che per quanto riguarda la ROM possiamo chiudere qua. Invece per quanto riguarda il capitolo connettività a memoria, abbiamo 32 GB, che sono per il mio uso sufficienti, anche perché io non installo sempre tantissime applicazioni, perché poi sono sempre quelle alla fine che si installano. Io ne ho usati 1.6, ma ce ne sono ancora 25 liberi, e quindi su 32 ce ne rimangono a disposizione circa 26.6. Questa è qui la memoria RAM, che come vi ho detto è di 2 GB, e adesso che l'abbiamo usato per un bel po' di tempo abbiamo comunque ancora quasi 1 GB di RAM libera, e comunque come potete vedere i processi attivi sono veramente tanti. E poi per quanto riguarda invece la memoria, l'ho detto, il GPS fissa in pochi secondi, quindi non dovete stare lì ad attendere molto. La portata del wifi è veramente molto molto buona. Ora vorrei esprimere quindi le mie considerazioni finali, un ricapitolino di tutto quello che ho detto. Il telefono è veramente molto molto prestante, non c'è nulla da dire su questo capitolo. E se volete potete acquistarlo sullo shop online www.canbuy.com, potete avere uno sconto dell'8%, ve lo posterò nella descrizione, e avete in omaggio anche le cuffie. E ora concludiamo appunto quello che ho detto dicendo che questo è un terminale veramente di fascia alta, la qualità costruttiva è veramente molto molto buona, nulla da dire, i materiali sono di primo ordine. Non è il solito cinafonino, non è il telefono per chi vuole spendere poco, è un telefono che dà molto e veramente ha tutto un ecosistema dietro di sé. Per questa video recensione è tutto, ciao a tutti da Davide per Nerd Help Italia.